Costituzione italiana prevede che ciascuno partecipi in proporzione alle proprie potenzialità. Quindi comunque ho estrema fiducia nel ministro Giorgetti che come me nel programma di governo si è impegnato e siamo tutti impegnati a facilitare le attività delle imprese per il rilancio produttivo del nostro paese. Siamo sulla strada giusta, peraltro. Si vedono i dati, soprattutto se li si confrontano a quanto accade nel resto d'Europa, perché l'Italia anche quest'anno avrà una crescita positiva, mentre la principale locomotiva europea verosimilmente purtroppo confermerà per il secondo anno la recessione. L'Italia quindi avrà una crescita positiva e avrà anche il più basso tasso di inflazione in Europa.